Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. Where she from? Oh, she's this, oh, she's that. She's a flight risk on the run. She's back. Yeah, I'm back, bitch, are you done? Excuse me while I bite my tongue. Same shit from before. I can't take this. Readiness number. We can share that. There's enough for us all. Told you who I am. Get a number, get a name, get a good thing while you can. Kiss a bun, kiss a friend, okay. Can a gay girl get an amen? Hey, same shit from before. I can't take it, shutting this number. We can share, babe, there's enough for us all. Told you who I am. Me. I'm a stallion, but they coming for me like Trojan. And it wouldn't be me if I ain't cause commotion. Nah. Bitch so bad, dudes thought I was AI. Falling like AI. Stick to the motherfucking money like a stapler. Stack like Jenga. Any pussy bitch get stroked like a painter. It's funny how the mean girl open all the doors. I been told y'all, I'm the black Regina George. Bikini top, booty shorts, Megan Court. You was hating back then, now you finna hate more. I got influence, they do anything I endorse. I run shit to be a bad bitch, it's a sport. I woke up hotter than I was yesterday. Don't care about no rules, cause I always get my way. Roberta ci ha mandato la foto di suo figlio che quest'anno a carnevale si è vestito come la SED. Si è vestito da uno della SED. Che viene stasera, vengono stasera i tuoi amici. I miei idoli. I nostri amici, i tuoi idoli. Vuoi che dico qualcosa al signor Boiteo? Dico al signor che voglio, Fix, voglio molto plant. Bene a questi ragazzi. Bene, bene, bene. A dove vengono? Stasera c'è Cattelant, dopo la pausa sanremese, ADV, ricomincia questa sera in seconda serata. La SED, Geppi Cucciari e Valentina Nappi. Geppi e Nappi. Geppi e Nappi. Facciamo questa assonanza Geppi e Nappi. Buongiorno a tutti ragazzi, è martedì, noi siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelant. Duma. Bellissimo Duma. Perché senti proprio non so, il fondo divino. Senti proprio dei signori che giocano al bar a carte. La provincia. Duma. Allora, ieri non ho letto niente. Ieri il 90% dei messaggi erano: ah, allora Alessandro, Sanremo. Anche oggi hanno già ricominciato così. Io non so niente, però oggi ne è arrivato uno che dice: se dovessi presentare Sanremo, accetta e fallo con la Fosca. Ci verresti, Fosca? Nel caso, ti piacerebbe? Come sarebbe un esordio di Fosca televisivo, bam, direttamente a Sanremo? Ma anche solo per i vestiti lo farei. Immaginati che scendi, pensati scendente dalla scalinata. Come ti vestiresti? Ah, da signor Galliano, tutta goth. Pensa anche da Galliani. Tutta pelata, la cravatta gialla, così scende. In due giorni diventa la padrona di Sanremo. Ma no, sicuro. A parte fa impazzire tutti i ristoratori, gli fa polemica sui prezzi, a tutti così. Tutte le mica pago io. È vero, in quel caso sì, si può andare lì così, a fare... Porta quello che vuoi. A me mi fai fare il DJ set. Sì, sulla barca, quello sulla... Però su una zattera, ti mettiamo su una zattera che va là così. Tu va
Walter, cosa vorresti fare? Io sto dietro le quinte a guardare. Così, con la cuffia da producer. Sì, 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 bravo, mi piace molto. Ti piace più o meno della maglia che indosso oggi? Quello è un capolavoro assoluto. Stamattina sono andato dagli amici, sono dei ragazzi che hanno aperto questo store temporaneo che credo sia aperto fino a domenica, poi sbaraccano tutto e tornano in Inghilterra. Sì. Anzi, sono andato lì. No, ho lasciato anche giù l'obolo, oltre che una maglietta. Gli ho portato, non abbiamo detto che negozio, è un negozio di maglie da calcio, alcune moderne, principalmente però vintage. Così. Come quelle di Manchester. Come Manchester, perché Manchester è pieno di negoziati. Tra l'altro loro sono italiani, ma che vivono là a Manchester. Sono loro. Sono loro, sì, 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 hanno fatto questo negozietto, gli ho portato la mia maglia della Champions League, che adesso è lì. Non so. Vendita? Allora, io gliel'ho lasciata, non so se è in vendita o in regalo al primo che arriva e la chiede, io non c'entro niente. Secondo me un centello glielo mettono su. Gli chiedono. Non c'entro niente sul prezzo, io gliel'ho data, sì, per venderla, non so se la vogliono tenere lì così. Però se andate la trovate lì. Quindi però non gliel'hai prestata per la vetrina, è un regalo? No, gliel'ho regalata, sì, perché sai, come i veri calciatori, quando abbiamo fatto la Champions League, avevo le cinque mute, diciamo, ne avevo cinque, quindi quella che ho indossato io per giocare l'ho tenuta, io a casa, le altre le ho regalate a amici, così questa era l'ultima, l'ho data a loro. Bello. Ma già che siamo in tema di ADV, allora questa non era una ADV, già che siamo in tema di ADV, domani che è San Valentino, potevamo parlarne domani, ma purtroppo domani viene a rompere le balle la dottoressa Stefania Andreoli e quindi mamma mia, quindi non possiamo parlare di San Valentino, ne parliamo oggi. Domani esce un nuovo libro di Accento Edizioni. No, c'entra, perché secondo me è anche un bel argomento radiofonico. È un libro che a me è piaciuto quando l'ho visto, proprio tantissimo, quando l'ho letto ho detto questo lo dobbiamo pubblicare per forza. Si chiama Museo di un amore infranto. L'abbiamo preso. L'hai già preso. È di Fabrizio Bonetto, che è un esordiente come quelli che pubblichiamo noi, però c'ha credo quasi 50 anni, cioè è un signore, che ha scritto questo bel romanzo che si svolge tutto praticamente in una sala di una casa, un po' come Carnage. Ti ricordi? Sì. Che si svolgeva tutto in salotto, sì. Bello, così. È la storia di quest'uomo che torna a casa e trova la moglie sul divano con un altro. Non che stavano facendo niente, erano lì seduti che lo aspettavano perché la moglie gli deve comunicare che il loro rapporto è finito. L'altro, l'amante, non ha nessuna voglia di stare lì. Non ha nessuna voglia di stare lì. Lui vorrebbe andare via, vorrebbe andare a casa, però gli ha detto no, adesso stai qua e glielo diciamo insieme. Così. Quindi gli comunica questa cosa e incomincia un racconto di come è finita questa storia d'amore fatto di come si chiama? Rinfacci? Sì. Sì, di cose rinfacciate. Sì, fatto di cose rinfacciate, ma non quelle cose. Non hai tirato sulla tavoletta, non ne posso più, sporchi sempre il vetro quando ti lavi dentro. Di rinfacci umani, di atteggiamenti che nella coppia, gesti che apparentemente non volevano dire niente, ma sono il sintomo di qualcosa che sta iniziando a finire. Di momenti di noia, quel momento dove tu vai a cercare di dare un abbraccio e lei si leva, che lì per lì dice vabbè, stava facendo altro, invece vuol dire che non ti ama più, no? E quindi è molto triste, ma anche molto ironico nel racconto. Ma perché ne stiamo parlando oggi? Perché esce domani il nuovo libro di Accendere? Perché il titolo è ispirato al Museum of Broken Relationship. Che è un museo che sta a Zagabria, in Croazia, che esiste veramente. È un museo in cui la gente va e porta un oggetto che è stato il simbolo di un amore o che è stato il simbolo di un amore finito. Comunque, broken relationship, relazioni ormai finite, la gente va lì e un po' come ho fatto io con la mia maglietta, oggi sono andato e l'ho regalata a questo negozio che è un po' un museo di maglie da calcio. Loro vanno e portano un biglietto del treno del primo viaggio che è stato fatto insieme, però che sono tutti oggetti che rappresentano la fine di un amore, quindi un momento tristissimo, e sotto c'è la storia, sotto ogni oggetto c'è la storia di questo amore. È un museo che esiste, sta a Zagabria, il nostro autore l'ha visto, lo ha ispirato per questo libro. E quindi nelle pagine del libro, alla fine di ogni capitolo, c'è una paginetta con la storia di un amore finito di questo museo. Ah, che bello! Sì, sì, quindi ci sono tutte le varie storie. No, è molto carino. Ma a questo museo si possono donare delle cose? Penso di sì, credo che viva di donazioni. Cioè, se tu hai un amore finito, puoi andare lì e portare, gli scrivi una breve storia del perché e del per come. Ciao, signor museo! Io, per esempio, stavo pensando, io ce l'ho un paio di cassettine che avevo regalato. Ci stavo pensando quando abbiamo deciso di pubblicare questo libro e adesso per parlarne un po' in radio. Io i ricordi dei miei amori non sono ricordi né di amori andati bene né di amori andati male, sono
i miei ricordi principali sono di amori inespressi, cioè di ragazze che mi piacevano, che però al tempo non è successo niente, che sono quindi rimasti impotenza di sono ricordi di corteggiamenti, tipo corteggiamenti, poi ogni tanto tornano, cioè no? Ogni tanto? Sì. Non tornano sempre allora, tutti? No, spesso tornano, spesso tornano, sia un uomo che donna col senno di poi, secondo me un po' i giri, cioè te per esempio. Si sta mangiando le mani. Quella lì a cui ho fatto la cassettina con tutte, con Always di Bon Jovi, tutte le canzoni di amore così, adesso è lì che si morde. Adesso in galera. Sì, probabilmente. No, quindi la cassettina. Un'altra cosa che mi ricordo, questa ve l'ho anche già raccontata, quei biglietti dei Radiohead che mi sono ammazzato per cercarli, per trovarli. Ah, sì, sì. Che ho dato a quella lì che mi piaceva, poi non potevo andarci, lei ci è andata con un altro. Cioè, anch'io ho regalato una maglietta comprata al tour dei Raided che erano venuti a Monza, bellissima, me la guardava così, ho detto ma sì dai, gli faccio il pensiero, gliela regalo adesso, dico, e poi non è successo che fine ha fatto quella maglietta, sarà su Vinted, non lo so. Però probabilmente sì. Oggi se parliamo un po' di questo, se avete oggetti che vi ricordano amore potenzialmente da donare a questo museo degli amori infranti, scrivetecelo anche per noi, con una piccola storia del come è andata a finire. 347 342 5220. Dimmi. Volevo dirvi che il sostantivo di rinfacciare è rinfacciamento. Il rinfacciamento, vedi? Quindi con storie di rinfacciamenti. Rinfacciamento. <Che brutto. ride> Brutto, suona malissimo. Suoni, storie di rinfacciamenti. Abbiamo detto dei Radiohead, Maurizio, e allora mettimene una, dai. Mettimene una che ci strappa il cuore. Questa è proprio perfetta in questo orario. Se state facendo la pausa pranzo, scomoda. Siete lì, avete poco tempo, state mangiando un panino di merda, dite madonna, ma che schifo la mia vita, che schifo la mia vita. Questa canzone qua gli dà una pennellata di romanticismo e di benessere, qualunque cosa stiate facendo.
era un'altra dei Red. Ma no, ma dai, ma bellissima. No, guarda, che invece sai che io pensavo con questa dentro di me, dicevo, boh, abbiamo già fatto la giornata. Ma sì. Cosa devi fare? No surprise. Beh, bello. Un po', il nostro surprise. Calma police. Sempre le stesse. Belle, per la carità. No, tutte belle. No surprise un po' troppo natalizia, forse. Anche poi con questa bella giornata di Milano. Sai che oggi stavo venendo a lavorare e... In bici? No, in motorino. C'è sempre una giornata Milano che mi ricorda il mio primo giorno a Milano. Primo giorno a Milano c'era un cielo esattamente così. Era maggio, era il primo maggio, quindi faceva un po' più caldo, ma la sensazione era esattamente quella. E quindi quando stamattina sono uscito... qua. Adesso Maurizio ritira fuori l'albero di Natale, mette su tutto, sì, dai. Bellissimo. Dai, solo, almeno solo l'inizio, dai, ormai l'hai messa, è colpa tua, è colpa tua. Che bella, Walter, sì. Ma lei è una puttana. Beh, ma sono tutte belle, anche lei. Perché era brutta la Let Down, no? No, no. Era brutta la Let Down. No. Alessandro, potresti ripetere il titolo del libro e l'autore che mi ha molto interessato? No, guarda. Perché il messaggio lo stai leggendo al telefono? Non posso. Te lo sei automandato? No, stavo riguardando. No. Poi l'autore. Ci scrive Alessandro. Ci puoi? No, stavo riguardando la copertina che è molto bella. È una specie di foto di famiglia con una tagliola sopra. Vediamo se è in linea con la bellezza delle altre. Eh sì, guarda che bello. È tutto bello rosa. Guarda che bello. A vedere. No, non lo posso. Allora, si chiama Museo di un amore infranto di Fabrizio Bonetto per Accento Edizioni, però non lo posso. Dai, l'abbiamo già detto. Se l'ho andata a cercare. L'abbiamo preso. Bene, molto bene. Anche molto il bene. Mio libro, quello di Mauri, va bene per San Valentino. Anche lì il collezionista. Allora, il libro di Maurizio va benissimo perché ci sono le poesie dentro. Ciò che siamo stati, non saremo mai più. No? Cos'è? Quello che siamo. Quello che siamo di Maurizio Rossato. No, quello di Fosca, che si basa tutto sulla Smemoranda. La Smemoranda, se ci pensate, era il primo nostro personalissimo museo degli amori. Vero. Perché sulla Smemoranda ci appiccicavi tutto quello che rappresentava. Esatto, il primo biglietto del cinema. Il mozzicone della sigaretta. Che schifo, con lo scotch sopra, messo lì così. Era un museo personale che tutti avevamo di queste cose qua. C'era una volta ed era la prima, si chiama. Anche questo lo potete ripetere il titolo del libro di Fosca? No, non possiamo. C'era una volta ed era la prima. L'abbiamo preso. Ari scrive: a saperlo prima di questo museo avrei donato una maglia con... immaginatela, sì. Io adesso ve la descrivo come ce l'ha scritta Ari, voi dovete immaginarla. Una maglia, diciamo bianca, non lo specifica, immaginiamo bianca. Con un'ala sulla schiena nera, siccome l'ala è nera, un po' quelle quasi serigrafate, un po' l'accenno di una, con un'ala nera sulla schiena e davanti la frase: siamo angeli con un'ala soltanto. Sì. Solo abbracciare. Ce l'hai anche tu? Ce l'ho, no, perché sì. Porca miseria. No, scusami. Che schifo. Questo è grave. No, che schifo. Quando lui fa: professor, una poesia. Adesso la cerco, vai avanti. Allora, questo momento nel volo del mattino avrebbe avuto il contributo. Qua da noi ce lo spiega a parole male. No, sì, è come quando De Crescenzo dice delle cose così. Comunque la frase è: siamo angeli con un'ala soltanto, solo abbracciati possiamo volare. Lei aveva una e lui aveva l'altra. Ma lui la metteva? Spero per lui di no. Però alla fine lei l'ha bruciata. Quando si sono lasciati, no, la ci interessa bruciata. Adesso. Però ci interessa no, voglio vedere più che altro se l'ha spiegata bene. Bruciare le cose no, però dai. Se permettete, un pensiero poetico. Siamo angeli con un'ala soltanto. Sì. E possiamo volare solo restando abbracciati. Oh, che bello da scrivere su una bella maglietta. Metti un'ala da una parte, una dall'altra, e funziona solo se tutte e due stiamo abbracciati. Io ho una t-shirt degli Slayer che il tizio con cui stavo si è tolto per vomitare più agevolmente. Per non sporcarla. Mio marito non lo sa e la usa ancora. Vedi, quindi è passata. Cosa vuol dire per vomitare più agevolmente? Vedi che stava male per non vomitarsi addosso. Aveva paura di vomitarsi sulla maglietta degli Slayer. Al museo porterei una tela piccolina dipinta dal mio grande amore adolescenziale. Il viso di una persona di profilo in un cielo blu scuro stellato, che se ti avvicini sono due visi di un lui e una lei che si baciano. Che storia. Figura che sfondo. Storia. Che storia. Io ho un tema. Si può essere gelosi delle cose degli ex? Aspetta,
Se la Ludovica avesse conservato qualcosa del suo ex e tu ce l'avessi in casa, ti darebbe fastidio o è una cosa come un'altra? Beh, Ludovica ha ancora un anello di un suo ex che mette. Quando lo racconta, la gente storce un po' il naso. A me non me ne frega una mazza. Cioè, perché? Perché lo devi buttare? No, immagino che anche tu sia maniera. No, però, ma sì, cioè, dico, che... vale o lo reputi una cosa? Boh. No, per me può fare quello che vuole. Per me può fare quello che vuole. Hai visto come gliel'ho lanciato? Ho fatto sta in silenzio. Perché devo, il mio cervello deve concentrare. No, aspetta, lo rimettiamo. Il mio cervello, siccome non è abituato, deve pensare. Però ho fatto il no look, hai visto? Sono girato da una parte e gliel'ho lanciata così. Vai Mauri. Così come lo fai? Sto migliorando. Sì. Cioè, è un processo. Bravo. Pian piano divento più bravo. Dammi una città, un governo punk. Sono un dio che ha una regina da salvare. Sotto il temporale. Dammi la metà di un cachet da star. Un'identità, ma da cui possa scappare. Fammi vergognare. Parliamo da soli in una notte di prigione. Con gli occhi spalancati e le labbra di silicone. Dammi un po' di te, un pezzo di Blair, un locale da spaccare. Fammi vergognare. In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003. Scrivo dentro un garage, la mia testa è un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me. C'è una novità, un governo punk, l'anno che verrà me ne vado un anno al mare. Sotto il temporale. Stamattina io mi lavo i denti col gin, metto i soliti jeans, sono nomade in un attico chic. Ma non abitavi a Beverly Hills? Ti pare? Parliamo d'amore in mezzo a una rivoluzione. Ti pettini i capelli con una calibro 9. Metti un altro film, un pezzo dei Queen, metti che finisce male. In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003. Scrivo dentro un garage, la mia testa è un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me. Questa città sembra una maledizione. Restiamo qua, fermi a guardare un tramonto in televisione. Governo punk, questa città sembra una competizione. Restiamo qua, fermi a guardare la nostra generazione. Oh, mi piacciono di brutto i Bunker 44. Anche a me. Quello lo immaginavo. No, perché sono proprio quella di... Bello, mi piacciono un sacco. Ma che cosa tu? Ne sai qualcosa? No, li avevo visti solo insieme ai ragazzi della Serca. Alla Serca avevano fatto il pezzo insieme. Tra l'altro era molto bello anche quel pezzo. Sì. Ma, sono di Empoli. Ah, quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Una ventina? Sì, un pelo di più. O sono dei finti giovani? No, un po' di più, no, 25? Sono giovani, ma non 18 anni. Sì, sì, 25. Beh, mi piacciono tantissimo. E fanno delle coreografie pazzesche. Io l'ho vista a Sanremo quando si buttano tutti. Sai cosa ha mandato? Mandato una... È come se avessero mischiato un po' quella vibe... Ironia alla Blink, sì. Ma con anche i Take That. Sì, è vero, una boy band con dell'ironia dentro, così mi sono piaciuti veramente un botto. Comunque tra i 21 e i 23 anni hanno. Ah, beh, no, giovani veri. Vedi, la gente sta dicendo: cacchio, però l'anello è pesante. No, cioè, dipende, come cosa? Dipende. Allora, sì, hai ragione, ne abbiamo parlato durante la canzone. Io dicevo: l'anello è un anello. Serve. La cosa, effettivamente, che la discriminante è se è di valore o no.
cioè questo qua è un anello che le aveva regalato, quindi è di valore. Se fosse l'anellino scemotto, che era più una cosa loro simbolica, tipo, io a Ludovico ho regalato sia degli anelli belli che degli anelli stupidotti, tipo uno con l'alieno di Space Invaders. Bello. No? Beh. Quello lì. No, è carino, cioè non vale niente, sì. Però è una cosa che... Ecco, se fosse quello lì, uno dice, boh, forse sì, ma magari... Però quello che è bello, che vale, perché lo devi lasciar lì nascosto. Un gioiello. Lo tieni, cioè lo tieni, lo metti se vuoi. Sei sicuro di te. Sì, ma sai perché? Perché sennò dico, ma sai poi cosa? Poi si mangia le mani. Un'altra nell'elenco di quelle che poi alla fine gli tocca mangiarsi. Con l'anello. Le mani con l'anello. Tiene, tiene. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra poco su Radio DJ. Alessandro Cattelan, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore. Neanche a me, è più un nome da alpino, no? Sì. Radio DJ. We're lonely dancers, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. Questa canzone, Mauri! Bellissima, bravo! Bellissima. Lonely Dancer, che dire, faccio un'ottantata. Sì, va bene, ci sta. Farla bene non è facile, eh? Questa è proprio fatta bene. Conan Gray con Lonely Dancer, che è questa canzone qua che abbiamo ascoltato, insieme ai Free Monkeys. Per me sono le due canzoni più belle. Dici? Secondo me sì, che stiamo passando in questo periodo qua. Sì, ti dico sinceramente sì. Bentornati su... Bentornati su Radio DJ, sono le 12:37, stiamo parlando di amori finiti. Perché? Perché domani esce in libreria Museo di un amore infranto di Fabrizio Bonetto, che è un nuovo libro di 100 edizioni che parla proprio della fine di un amore e che prende questo titolo dal Museo delle Broken Relationship, quindi dal Museo delle Relazioni andate a scatafascio, delle relazioni finite, che è questo museo dove la gente va e lascia gli oggetti che hanno caratterizzato un amore. Ci state scrivendo un sacco di messaggi, tutte donne che hanno ricevuto. ci fosse un uomo che ha ricevuto qualcosa, niente gli è andato. C'eravamo un po' incagliati sul discorso anelli, cioè gli oggetti finché sono una maglietta, ok, vabbè, chi se ne frega. Per esempio Ludovica ha ancora un anello del suo ex fidanzato, sì, che ogni tanto mette. Io dico, a me non dà nessun tipo di fastidio, e invece sento che la gente, quando magari viene fuori questo argomento, si stizzisce. Gli ascoltatori anche, però stiamo portando il gioco su un livello ancora superiore, perché abbiamo al telefono Katia. Buongiorno.
Ciao a tutti, qua, eccomi. Com'è quel meme? Anello dell'ex fidanzato is for boys, Katia is for men. Perché comunque, Katia, cosa hai fatto tu? Niente, io il giorno del mio matrimonio ho indossato gli orecchini che mi ha regalato il mio ex, che me li aveva regalati per i miei 25 anni. Stupendi, tra l'altro, mi piacciono un sacco. Dai, dai, sì. Katia, dai però. Perché dai, d'altronde avevamo anche pochi soldi, abbiamo fatto un matrimonio proprio... Ma non cercare scuse, cosa vuol dire? Piuttosto non metterli. No, più che altro amici, no. Stavano troppo bene, no, ma veramente, tra l'altro, allora mi ha fatto pochissimi regali il mio ex, veramente, forse l'unica cosa che mi ha regalato. Sì? Belli, in oro bianco, belli pendenti, e stavano bene. Ma il tuo fidanzato, nel momento in cui ha fatto il passaggio da fidanzato a marito, era stato informato di questa cosa? Sì, ma secondo me bastava risparmiare quello che c'è, va bene. No, ma guarda, da un certo punto di vista ci sta, perché poi alla fine è come dicevo anch'io, l'anello, ma chi se ne frega, alla fine è un oggetto, ma chi se ne frega, così. Però l'orecchino il giorno del matrimonio ci siamo chiesti, non è una cosa che fai per sbaglio o non so, a cuor leggero senza pensarci, è una scelta precisa. Quindi sì, certo. Lo hai fatto per in qualche modo ricordarlo o come gesto di ripicca nei confronti del tuo ex fidanzato? No, per nessuno dei due, nessuno era proprio perché stavano bene quel giorno, mi piacevano e non ne avevi altri, a casa non ne avevi altri. Esatto, bravo, esatto, le dovevamo risparmiare. Non ci crede nessuno, ma non ci crede nessuno. Ma Katia, non ci crede nessuno a questa roba qua. No, davvero. Davvero. Di dove sei Katia? Sono di Arcore. Arcore, vabbè. Provincia di Monza. Certo. Conosci Walter? No. No, tra l'altro io vado allo stadio col bambino e non lo incontro mai. Pensa, certo. Pensa. Il bambino, anche il bambino è dell'ex o è... No, il bambino è di questo... è di questo matrimonio qua, il bambino. Uguale. Sì. Portava le fedi. Niente, ti sei fatto... mi ha lasciato quello, mi sono tenuto questo. Volevi dire qualcosa, Foschi? Volevi chiedere qualcosa? No, perché qui dicono che la tradizione in effetti consiglia di indossare qualcosa che sia stato regalato. Quindi vabbè, allora dai, ho fatto bene. Sì. Katia, ti dobbiamo salutare e ti regaliamo la canzone che è un po' l'oggetto del museo degli amori terminati della Fosca. Ah sì, perché vero. Un biglietto, un concerto, una maglietta. No, cos'era? No, in pratica diciamo che il mio primissimo fidanzato aveva questa, era militare. E aveva una cassetta registrata dell'album dei Sangue Misto che era appena uscito. Sì. E niente, alla fine è rimasta a me. Ce l'ho io. Ma te l'ha regalata o gliel'hai zanzata? Me l'ha regalata perché non ne poteva più di sentirmi dire: me la presti. Ah, ok, alla fine per uso campione è diventata sua. Questa è una cassettina che potrebbe andare nel Museo degli Amori Infranti. Katia, ti mandiamo un abbraccio. Va bene. Grazie, ciao. Anche a voi. Ciao a tutti. Ciao. Ne fa sulla traccia, Cico, senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada. Caccio la mia rima per i cani sciolti della strada. E intanto il numero dei cani sciolti sta salendo. Se ancora non li vedi è una questione di tempo. Cani sciolti nelle città alzano il volume con il boom boom cha. Ci credo no, CHICO, non lo so. So di FIWSO che ci sarò. Però quel giorno quando viene sarà come tanti, con le iene di dietro e i cani sciolti davanti. Pam pam, Cico, musi di pantere, ci annusano il sedere. E non c'è molto da sapere, se la vita è mia lascio che sia. Cane contro cane quando il cane della polizia. Preso per il culo dalla mia TV, meglio non vedere come Mr. Magoo. Resta un'opinione personale, io non sono carne da campagna elettorale. E parli bene ti conviene, Cico, non ti affronto più. Mi dici che sei nuovo ma sei sempre tu. E allora levami le mani dagli occhi, santi Dio, sono sempre io. Anche se scrivo e sto nel mio, c'è una cosa che so e che non ce n'è. Stare nel tracciato non funziona più per me. E una soluzione deve esserci anche qui. Cerco la parola chiave insieme a D&D. Cani sciolti sotto il sole, quando fuori piove. Quando tutto è fermo c'è qualcuno che si muove. Sono il cane sciolto, lo straniero della mia nazione. E fuori dal recinto resta la mia posizione. Cani nella strada, nella città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù. Ma i cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un nuovo motivo per tirarli su. Ma i cani nelle strade, i cani sciolti
escono fuori dal gregge, escono fuori come schegge, e Cico puoi giurarci quando corresco fuori legge, perché devo svoltare i tempi duri, seguo la mia idea visto che ancora oggi come ieri vivo un clima di tensione negativo, perciò non venirmi a dire che sono ostile, che non c'è un motivo, le radiazioni hanno fatto danni su chi è cresciuto negli ultimi vent'anni, abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno la dose quotidiana di merda che ci cade attorno, e i bambini sono stati contagiati, nati patinati, figli ingrati. Ora, dai un'occhiata al mio libro di storia, un paio di episodi che ho imparato a memoria, ti resta un buon motivo e non puoi più tirarci giù, tocca che chiami le divise blu, per darci addosso non serve che un pretesto, hanno la divisa, il manganello e tutto il resto, e non importa la domanda che un baraba mi fa, perché se gli rispondi in ogni caso non gli va, comincia a dare in testa e quando picchia picchia duro, vuole far cantare Forza Italia allo straniero, hanno la faccia come il culo e loro un trucco vecchio all'occhio, quando sparano nel mucchio, dico non ce n'è, non puoi beccare i cani sciolti, noi parliamo piano mentre ci muoviamo svelti, c'è una nazione in fiamme tutto intorno a me, ci indovina cosa sulla traccia qui chi c'è, la di là e la di là in compagnia delle sirene, non si tiene, ho sangue misto nelle vene, mi muovo sulla traccia ed è una storia pesa, io con i miei fratelli per legittima difesa, siamo cani nelle strade, nelle città, e tutto sembra uguale ma qualcosa non va, c'è sempre un buon motivo per tirarli su. Sangue misto, che non è che si sentono proprio tutti i giorni, no. Su Radio DJ, era il ricordo di un amore infranto, di come è finito l'amore, l'hai lasciato tu, t'ha lasciato no, lui? No, mi ha lasciato per una ragazza dicendo sì? Che no, non è vero che mi stava lasciando per lei, ma stanno ancora insieme. Ah beh, vedi. Quindi avevano ragione. Però furfante. Quando uno ti lascia per una e poi questa cosa qua dura negli anni, fa meno male. No, dici, certo, vabbè, dici, era amore, era amore. Sì, sì, sì. E sai dove se ne parla approfonditamente? Dimmi. Nel mio libro. C'è questa storia dentro il tuo libro? Sì. Sai che se ne parla anche nel mio. Di questa storia di Fosca? L'hai messa giù in poesia? Sì. Quandunque la cassetta lascia Fosca. bello ciao ragazzi, io conservo ancora un barattolo con dentro tanti bigliettini affettuosi del tipo mi manchi, ti amo, ti sto pensando, bla bla bla, che aveva fatto la mia allora ragazza per non farmi sentire la mancanza visto che doveva partire per Cuba prima di Natale, e niente, adesso lei si è sposata, io no, poi ogni tanto A Cuba si è sposata. No, boh, magari è tornata. Magari si è sposata a Cuba. Ogni tanto niente, aprirà quel barattolo, legge i bigliettini, si mette a piangere così in un angolo e è tutto finito. Ma sì, ci sta. Allora, prima stavamo prendendo per il culo tutte quelle operazioni, tipo le magliette con un pezzo su una, un pezzo sull'altra, che poi uniscono, no? Le ali stanno bene solo quando siamo insieme. Così. A me sembrava comunque una bellissima idea. Noi non le stavamo perché prendendo. Mi sa che domani c'è il merchandising di Radio DJ, esattamente fatto così. No, è già in vendita sul DJ Store. No, ma è una bellissima idea. È bello. Andate in giro tu e lei con una cosa. No, non è, c'è solo quello, c'è anche i tovaglioli. Sto dicendo è bello. Salviette. Poi cosa c'è d'altro? Tazze così, un pezzo così, la mattina fate colazione, ognuno ha la sua. Magneti. Per me è bello. Ma che magneti? Cosa vuol dire avere i magneti? Quando mai due magneti si possono incontrare? A parte che i magneti si allontanano, se li avvicina. È vero. Cioè, proprio. Qual è il.
conosco ben due persone che hanno messo al figlio il nome dell'ex. Ah, dai. Brutto. Con tutti i nomi che ci sono. No, brutto. Brutto. Per me è inqualificabile. Io conosco uno che ha messo alla figlia il nome dell'amante. Ah. Brutto. Mamma mia, ma che coraggio devi avere. Cioè, come fai a dormire poi la notte? No, non è una già roba che gli incubi. Già prima come facevi a dormire? Mamma mia. Quel pallone gonfiato dell'ex di mia sorella, ci scrive un'ascoltatrice, le aveva regalato un calendario solo con foto sue. Che uno dice, ma foto sue tipo di paesaggi? No, foto sue di se stesso. Per me, tutti i mesi. Mentalità pazzesca. Ogni mese, questo sono gennaio, questo sono io a febbraio, questo sono ma io a marzo. Il calendario dei pompieri, magari fa il pompiere. Ah, magari sì. Tutto lui però. Ma parlaci delle foto che hai fatto sparire dal. No. A proposito di foto degli ex. Sì, mi è venuto in mente che effettivamente quando ho iniziato a uscire con l'Andre in casa avevo il Besana, stiamo parlando del Besana. Sì. Avevo due foto attaccate al mio frigo che tenevo da anni perché io le consideravo molto artistiche. Sì. Però a un certo punto mi è venuto il dubbio perché una di queste foto erano praticamente. Ma con chi eri? Con un mio ex. Ah. C'erano le due mani, si vedevano solo dall'alto le due mani di lui, tutte tatuate sulle mie gambe, tutte tatuate. Quindi mi piaceva. Che ti stringevano le cosce? Sì, più o meno. E le tue cosce sono riconoscibili da uno che frequenta le tue cosce? No, cioè. E sono marchiate. Sì, perché c'ha tutti i tatuaggi particolari. E quindi mi sono fatta lo scrupolo e ho detto, la tolgo. Poi ho visto l'altra che era praticamente sempre la mano di questo tizio sulla mia faccia. Sì. Anche quella. Sì. E un giorno lui mi ha detto, chi è quel signore lì? Mi manca passare una con lui col pistolino in mano. Sì, era un po' fo, come roba era un po'. Che te lo metteva qua contro uno zigomo. Le metto via. E obiettivamente un po' forte, hai fatto bene a levarle. Allora, questa sera, stasera c'è Catalan, oltre a Valentina Nappi e Geppi, c'è anche la SAD. Anzi, la SAD. Ci sono anche quegli scombinati della SAD. Scappato di casa, è cresciuto in fretta dopo un'infanzia bruciata. Solito bar, nessuno resta per sempre, tranne il tatuo sulla pelle. Prendo qualcosa se qualcosa non va, e vomito anche l'anima per sentirmi vivo dentro sto casino. Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo. E prendo a pugni lo specchio, non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso. Il tuo cuore di plastica, starti vicino è autodistruttivo. Questa è la storia di un mare di delusioni, e affoghi fino a quando non provi emozioni. L'ho imparato come si sopravvive là fuori, molto più dagli errori che dai suoi professori. L'amore spacca il cuore a metà, ti lascia in coma dentro il solito bar. Nessuno resta per sempre tranne il tatu sulla pelle. Prendo qualcosa se qualcosa non va, e vomito anche lei. Sorriso triste con gli occhi stanchi, che non riesce più a fidarsi degli altri. Con una mano mi abbracci e con l'altra mi ammazzi. E sono stato sempre quello solo, perché non sono mai stato come loro. Che hanno lo sguardo pieno d'odio, il cuore vuoto. E il nostro amore maledetto mi mancherà in eterno. E vomito anche l'anima per sentirmi vivo dentro sto casino. Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo. Stefano dice, ma scusate, se la mia ragazza mi avesse regalato un suo calendario con le sue foto, io sarei stato contento, solo perché ex è diventato egocentrico. No, è che è proprio un regalo orrendo, no? Ma perché devi regalare un regalo? Però scusa, se una fa i calendari, non può regalarlo al suo fidanzato? Cioè, no, ma mica è Elisabetta Canalis che li fa e dice, to, uno te lo regala a te. Cioè, questa si è fatto le foto apposta per lui. Per regalarle, cioè, se Ludovica torna a casa con un calendario 12 mesi di lei...
E dico, ma che cazzo stai facendo? No, ma ti no. Ti abbraccia un albero? Così, così. No, 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 dai. O c'è dentro tantissima ironia. No, ma no, 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 no. Regalaccio, regalaccio. Ci sentiamo domani, ragazzi, con la dottoressa Stefania Andreoli, puntuali da mezzogiorno all'una su DJ. Ciao.